Pronto? Ho aperto ora, entra ora. Dunque, vabbè, ok. Dunque, allora tu registri tutto quanto Sì, praticamente. stiamo registrando. Non lo so, poi dimmi tu se vuoi fare pure la cosa su Facebook o se la mettiamo in un secondo momento. Senza... Anche su Facebook, non lo so, non so se è il caso, la registrazione su Facebook. Cioè, la trasmissione in diretta su Facebook. Ah, Possiamo beh, non lo so, farla pure guarda. in un secondo momento. Sì. Magari uno non riesce a vedere oggi, può vederlo più con calma Sì, dopo. esatto. E E dunque, niente. metto Aspetta. continua. Aspetta, aspetta. Scusa, perché qui c'è scritto avvia riunione, se è già avviata?
Eccoci, scusa. No, che cosa dicevi della via riunione? Qui dice avvia riunioni, è già avviata. No, sì, no, no, siamo già dentro. No, allora, niente, come vogliamo fare? Dunque, siamo Fai tu soltanto l'introduzione. Fai tu in quattro, l'introduzione. compresi noi due, quindi spero che qualcun altro si aggiunga, Vabbè, perché no, sennò piano piano si aggiunge. facciamo la riunione in quattro, No, facciamo. no, si aggiunge. Si aggiungeranno un po' di I persone, spero, redattori però. si incacchiano. Vabbè, lo so, purtroppo ormai siamo arrivati in una situazione che i webinar un po' no. Sono un po' inflazionati, Eh eh? sì, però vabbè, piano piano, dai, tanto voglio dire, Si fanno web. insomma, nel caso C'è aspetteremo l'ISPI. una decina di minuti, se vediamo che siamo ancora pochi, insomma, andiamo avanti, C'è l'ISPI che fa un webinar un giorno sì, un altro no, dai. quindi Lo insomma. so, lo so. E quindi. Senti, niente, allora no, come volevi fare? Quindi fai un'introduzione Allora, sì, io faccio una breve introduzione, Sì? poi direi di fare così, do la Fai la parola parola. prima a Giulia Rossolillo, Ok. un quarto d'ora, e poi un altro quarto d'ora per Paolo Ponzano. Io intanto mi sono letto in questi giorni i loro interventi, i loro articoli, che sono anche Sì? Sì? interessanti, però insomma anche di fare qualche domanda, eccetera. Poi Certo. beh, io mi prenderei 5 minuti, non di più, dopo i Sì, loro sì. interventi, e poi spazio alle Se domande vuoi, e altri interventi da parte dei relatori. se vuoi possiamo anche ritagliare uno spazio per diciamo, far vedere le proposte sulla piattaforma, così magari ricordiamo un pochino a tutti quanti. Che ci sono delle proposte sulla piattaforma, perché non so, magari sicuramente forse ne parleranno anche Giulia e Paolo, però in ogni caso, diciamo, possiamo dire anche all'inizio che poi magari le facciamo vedere, così ricordiamo un po' all'uditorio l'esistenza della piattaforma e comunque la necessità di entrare e di guardare un po' le varie proposte e segnalare in Allora, particolare. io mi sono iscritto alla piattaforma soltanto stamattina, Sì, vabbè, quindi non è un problema, tanto non è che non ho facciamo avuto vedere modo chi c'è o chi non c'è. di vedere gli interventi, cose varie, quindi non ho Sì, fatto. non c'è Però problema. ho il mio che metterò, diciamo, ho già scritto, quindi Sì. lo metto anche sulla chat, perché non è lunghissimo, cioè, insomma, non è lunghissimo che. E quindi lo metto No, vabbè, ma è e lo giusto metto. anche a carattere informativo, è giusto, cioè, ma. Visto che sono ancora pochi anche i federalisti presenti sulla piattaforma, è utile ricordare. Quindi io se vuoi poi mi posso occupare di questo, di fare questa panoramica veloce soprattutto su quelle dell'MFE, ovviamente dicendo che ce ne sono anche altre a livello europeo, ma se no non è che Sì. possiamo No, stare 4 ore a far vedere le proposte, però diciamo. chiaro. Le illustriamo quelle dell'MFE, quelle velocemente e poi diciamo che ci sono anche le Senti, io posso fare il copia e incolla con la mia, perché ce l'ho già sul file, metto sulla chat qui. altre. Intanto sì, intanto iniziamo a Visto mettere che le stiamo persone. aspettando. Allora. Dunque. Magari Alcide, conviene che lo che visto se, cioè, preparatela e magari poi lo dici come esempio a tutti quanti, perché sennò poi lo devi ripetere successivamente, così magari quando Lo metto adesso sulla chat, è già pronto. sì, però magari poi c'è qualcuno che scrive e quindi poi la proposta magari va in coda, quindi Ah, conviene ok. che magari cioè, quando fai l'introduzione poi o Aspetto un po'. chiudendo l'introduzione o quando preferisci, lo fai proprio in diretta così tutti guardano, insomma. Poi, ecco Giulia. Allora. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao Grazie. Giulia. Ah, Ciao. ciao. Grazie. Ben arrivata. Aspettiamo Paolo Ponzano e anche agli altri perché siamo ancora in Sì, pochi per adesso. adesso piano piano aspettiamo, diamo un po' di margine. Sentite come si Allora, svolge?
Guarda, pensavamo di fare così, farò due parole di introduzione, poi la parola a te per un quarto d'ora, un altro quarto d'ora a Paolo Ponzano, poi io mi vorrei prendere un 5 minuti per fare qualche domanda, qualche osservazione, e poi un giro di domande se ci sono di interventi brevi possibilmente, e poi di nuovo voi la parola. Ma ti sei messo d'accordo con Paolo Ponzano per far parlare prima lui? Perché ieri io ho parlato con lui e eravamo più orientati a far parlare prima lui che me. Guarda, lo facevo solo per cavalleria, comunque è la No, stessa cosa. È la stessa allora, cosa. iniziamo con lui, che lui ha tutto un progetto più articolato e poi io faccio qualche considerazione. Giulia, poi se può essere utile, diceva Dalcide, che posso anche far vedere poi le proposte dell'MFE sulla piattaforma, così diciamo ricordiamo un pochino il discorso, quindi poi magari condividerò un po' lo schermo dopo che avete fatto gli interventi per rifar vedere la collocazione delle proposte e ricordare un po' tutti l'esistenza della piattaforma. Certo, È questione utile, importante. è utile. Va Mi ha bene. detto, giusto perché Simone mi ha detto che è un link, cioè è un account valido per tutte le attività, no? Sì. Dei federalisti, se no sinceramente neanche mi sarei iscritto perché Dell'Unione l'altro Europea, account, sì, più che dei insomma, federalisti è dell'Unione Europea. quindi sì, solo per quello. E io ho già fatto un breve intervento, lo metterò nella chat, lo metterò anche nella piattaforma e comunque poi lo dirò anche a voce, quindi niente di particolare. C'è Paolo Ponzano. Paolo, non riesci a collegarti? Paolo. Eh sì, guarda, l'ho detto anche sì a Simone, l'ha fatto Simone, perché il webinar sarà registrato, poi anche le chat verranno, perché sono delle proposte se uno vuole farle, e quindi sì, lo so, è un pochino più lungo e l'ho fatto anch'io. Nome, cognome, mail e basta, insomma. Sì, Simone ha deciso così, ma penso che abbia ragione perché insomma così registriamo il tutto, capito? È un po' più lungo. No, no, figurati. Scusa, allora siamo d'accordo. No, non è problema. Siamo d'accordo che fai tu il primo intervento. Pensavo di fare un quarto d'ora a testa, cominci tu, poi Giulia, e poi, vabbè, dirò due parole io, e poi spazio agli altri, insomma. E guardi, siamo in pochissimi, quindi aspetto che arrivi un po' di gente, perché insomma. Va bene, ciao. Ok. Anche lui è rimasto sorpreso perché si aspettava il link diretto. Ma quello Vabbè. perché può essere utile, ti dicevo, per mantenere poi i riferimenti dei partecipanti. Sì. Però vabbè, sì, insomma. È rapido, anch'io non mi ero accorta, quindi l'ho compilato subito, ma è rapidissimo. Sì, va presto. Senti, allora Simone, tu dicevi che si può tenere. Diciamo copia della chat. Sì. C'è il Ok. report, poi c'è il report su Zoom e salvano il contenuto della chat, quindi sì. Quindi puoi ricordarlo anche ai presenti, poi, e a quelli che entreranno se vogliono, diciamo, mandare dei contributi sulla chat. Dopo le 18:30 non era il caso di cominciare, quindi insomma è un orario forse troppo presto per qualcuno. Ecco Paolo. Vabbè, intanto voglio dire, 5-10 minuti non si nega a nessuno. Adesso, insomma, sono 2 minuti che sono passati. Salve a tutti, non so se mi Oh, sentite. ti sentiamo Ci bene, sentiamo, ma Paolo? non ti vediamo. Ah, va bene, aspetta, via. Avvio il video. Eccomi qui. Eccoci, ciao Paolo. Sono riuscito a Ciao. collegarmi, malgrado la Benissimo, no, lo so che c'è un po' difficoltà di dell'ultimo minuto. burocrazia. Senti Paolo, ti devo subito dire, siamo tra noi, no? Sì. Ma ti devo dire una cosa, ma quanti allegati hai mandato? Che io non so quante stampe ho fatto con le tue cose. No, è stato un procedimento un po' laborioso,
di redazione di un progetto che poi è stato, come si dice, aumentato Io ho nella già fatto, allora, quantità, io ho poi è fatto stato quattro ridotto e stampe. poi è stato riaumentato una seconda volta. Io stampavo una cosa e poi mandavi un'altra aggiornata. Stampavo qui e un'altra. Qual è quello definitivo? Quell'ultimo che hai L'ultimo. ricevuto, l'ultimo E io mi certamente. sono stampato il penultimo. Vabbè. Quello che Simone ha diffuso. Sì. Perché poi ha mandato un'altra, mi diceva che le ultime due righe non erano chiare. No, ma è l'ultimo, se tu vai a prendi l'ultimo che ho mandato io come MF Roma in giro, che poi l'ho mandato Ma questa. anche quello, poi mi ha mandato un'altra mail dicendo che era quella definitiva, che c'era No, anche lì no, qualcosa di Giulia. no, guarda le mie, guarda la mia. Se Guarda avete la gli ho mia stampati come già MF 4, boh, Roma. basta. Gli MF Roma va bene. Ho comunque, se stampati già 4. qualcuno ha avuto difficoltà, lo rinvio No, ma di nuovo Paolo, la. poi se, Paolo, se vuoi io me lo preparo prima, cioè prima del tuo intervento e se serve che lo condivida sullo schermo per aiutarti a seguire le cose, però dimmi tu, insomma, se no lo mettiamo solo in chat come allegato, ecco, in un certo Certo, mi punto. sembra logico. Se poi qualcuno ha un problema, ce lo segnala e. Anzi, magari lo posso pure mettere, se lo riesco a trovare subito, lo metto anche subito in allegato, in chat. Allora. Allora, vabbè, adesso spero che arrivino anche gli altri. Comunque, vabbè, l'idea è sempre quella di non fare soltanto una discussione più o meno accademica, ma avere anche un risultato più pratico, cioè invitare chi ci ascolta, chi interviene a lasciare qualcosa di scritto come proposta, come idea, eccetera, che io poi con l'aiuto di Simone salviamo e io poi magari le guardo e mettiamo anche sulla piattaforma come sezione di Roma, con i nomi dei proponenti, evidentemente. Sì, poi diciamo i contributi e vediamo un attimo Come come assumerli, organizzarli, insomma. se ci sono, Sì, poi eccetera. vediamo un attimo. Però, insomma, è utile avere, diciamo, un ruolo attivo anche dei partecipanti. Io ho già preparato un mio intervento breve che metterò sulla chat adesso e poi lo metto anche sulla piattaforma e anche dopo aver letto gli interventi, no? Gli articoli di Paolo e Giulia. E quindi, vabbè, insomma, anche gli altri possono fare così. Sentite, io cominciamo oppure Vai, facciamo iniziamo. il Tanto io poi preambolo? sto seguendo anche gli ingressi delle persone, quindi così voi tranquillamente parlate, io inserisco le persone che piano piano si collegano. Allora, io non penso che ci sia bisogno di presentare i relatori perché sono molto conosciuti tra le nostre fila. Comunque, stiamo parlando, i nostri relatori sono Giulia Rossolillo, che è professore ordinario di diritto dell'Unione Europea a Pavia e poi dirige da moltissimi anni il Federalista, che è un trimestrale, e ha scritto anche degli articoli sui quaderni federalisti, proprio recenti, proprio in vista di queste proposte di riforma. Paolo Ponzano è segretario generale del Movimento Europeo, e poi fa parte della UEFA, Comitato Federale, e poi insegna al Collegio Europeo di Parma, no? Come sapete. Dunque, ricordo anche per chi non lo sa, insomma, ci sono degli articoli sempre su Il Federalista, di proposte di riforma. Sono gli articoli, per esempio, li trovate sul numero 2-3 del Federalista del 2018, che sono anche questi di proposte di riforma. Giulia Rossolillo ha scritto un articolo nel 2017, poi anche successivamente nel 2020, quelli che ho visto perché mi arriva la rivista, quindi li ho preso nota. E anche Paolo Ponzano naturalmente ha degli interventi sia risalenti, per esempio, 2015, ma anche più recenti. Ce n'è uno dunque, sempre sulle proposte di riforma del 2019-2020. E quindi, insomma, chi riceve la rivista e chi è interessato può consultarli.
perché poi gli interventi che vediamo adesso sono poi sulla traccia di quelli originali, insomma, principali. E dunque, io direi di cominciare, come ripeto ancora per chi non lo sapesse, l'invito è quello di sì, partecipare, fare domande, eccetera, ma anche di lasciare qualcosa di scritto come proposta, come intervento, sempre in vista della riforma o dei trattati, o comunque riforma nell'ambito dei trattati, tutto da discutere, ma sempre per una, in vista di un cambiamento dell'Unione Europea, insomma, istituzionale dell'Unione Europea. Allora, i due relatori avranno un quarto d'ora di tempo ciascuno. Cominciamo con Paolo Ponzano, poi prenderò qualche minuto io per fare qualche osservazione, poi lascerò il tempo per tutti gli altri per intervenire. Raccoglieremo qualche domanda e così via. Di nuovo un giro di interventi per i due relatori e poi vediamo come si svolge, insomma, la discussione. Quindi io direi di dare subito la parola a Paolo Ponzano. Nel frattempo ho messo in chat l'articolo di Paolo. Ah, quindi sì. Chi allora, vuole lo può trovare nella chat. Benissimo, sì. Allora Paolo, a te la parola. Grazie. Grazie al CIDE, ringrazio sia te che Simone per l'organizzazione, saluto Giulia che è la mia coéquipier, se posso dire, usando un francesismo, visto che abbiamo condiviso buona parte della redazione di questo mio paper, di questo quaderno federalista, e il fatto che ne abbiamo presentato nella rivista vari progetti di riforma dell'Unione Europea e la conferma che questa riforma dell'Unione data già da molti anni, come vedremo, ci sono stati già due progetti, uno fatto ai tempi della CECA, dell'Assemblea DOC della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nel 1953, poi c'è il progetto Spinelli, che conosciamo un po' meglio, che data dell'84, e ancora non abbiamo la riforma dell'Unione Europea, che vuol dire che è un work in progress, come si dice. E spero che questa, forse non sappiamo ancora se questa conferenza europea sull'avvenire dell'Europa sarà la buona occasione per mettere mano ai trattati attuali e quindi per riformare l'Unione Europea quale essa si presenta oggi, ma è un'occasione che non dobbiamo tralasciare per cercare di riuscire nella riforma dell'Unione Europea. Io vorrei sottolineare una cosa senza entrare molto nel dettaglio visto il tempo, ma vi ricordo una cosa sola, che abbiamo un pregiudizio che qualche volta rimane anche nello spirito di molti dei federalisti o comunque di alcuni federalisti, per cui il progetto europeo consiste, riferendosi al manifesto di Ventotene, nella creazione di uno Stato federale europeo che rimpiazza gli stati nazionali. Ora, questo è un pregiudizio che va tolto. Nel manifesto di Ventotene, Spinelli voleva mettere fine alla, come si dice, alla divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani, dove la parola chiave è sovrani. Non voleva sopprimere gli stati nazionali, voleva sopprimere la sovranità assoluta degli stati nazionali. Quindi, quando noi pensiamo a un'Unione Europea, non pensiamo alla creazione di un nuovo Stato federale che sopprime gli stati precedenti, che esistono da centinaia di anni, ma pensiamo a un'Unione federale degli stati esistenti che cedono una parte della loro sovranità all'Unione Europea.
Quindi il mio testo che ho condiviso con Giulia mette l'accento su questo fatto che per creare l'Unione Federale Europea non è c'è bisogno di una c'è bisogno di alcune di cambiamenti importanti, come vedremo al Trattato di Lisbona. Ma questi cambiamenti si possono riassumere in 5-6 cambiamenti essenziali che trasformerebbero, se attuati, l'attuale Unione Europea in un'Unione federale degli stati esistenti, che avrebbero ceduto nuove competenze all'Unione Europea e che avrebbero concepito, messo in opera delle istituzioni che non sono quelle attuali, che saranno o un prolungamento di quelle attuali, almeno per un periodo transitorio, e poi la sostituzione con istituzioni che abbiamo già, che sono state già concepite. Se pensate al progetto della Comunità Europea, della Comunità Politica Europea del 1953, voi trovate che accanto agli stati che ancora avevano la loro funzione, c'era un Parlamento bicamerale, composto da una Camera dei Popoli e da una Camera degli Stati, in cui si votava a maggioranza e in cui i componenti erano una maggioranza, non era neanche l'unanimità degli stati. Pensate che in quel progetto c'era una Camera dei Popoli, in cui adesso non mi ricordo il numero, ma c'era un certo numero di deputati e c'era nella Camera degli Stati un certo numero di senatori, che però non rappresentavano necessariamente gli stati nazionali. Quindi già a quei tempi si era passato oltre la necessità di avere una rappresentanza di tutti gli stati che avrebbero partecipato alla comunità politica europea. Quindi metto l'accento su questo punto. Il movimento federalista, come gli altri movimento europeo e le altre organizzazioni che lavorano da molti anni per creare un'Unione federale europea, non hanno minimamente in mente di creare uno Stato federale europeo che sopprime gli stati nazionali esistenti. Vogliamo creare un'unione federale che avrà nuove competenze, ma non la totalità delle competenze degli stati. Giulia vi parlerà più specificatamente della come riformare l'Unione Europea. Oggi sappiamo che l'Unione Europea ha fatto oggi un salto in avanti che non ci aspettavamo in un certo senso, perché senza il problema della pandemia forse non avremmo, e senza l'uscita, aggiungo come inciso, e senza l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, non avremmo oggi un programma il Next Generation EU, in cui si crea per la prima volta un debito comune europeo, e in cui la Commissione raccoglie soldi sui mercati per finanziare gli stati che partecipano all'attuale Unione Europea. Quindi abbiamo fatto un progresso sensibile, ma non è detto che questo progresso rimanga, perché è stato creato a titolo transitorio e eccezionale. I governanti di alcuni stati e alcune personalità ce lo ricordano ogni tanto, che questi strumenti nuovi creati sono di carattere eccezionale e non è detto che siano permanenti. Quindi noi dobbiamo renderli più permanenti, ma per questo dobbiamo anche riformare l'Unione Europea in una serie di punti che ho elencato nel documento che ho condiviso con Giulia, e nel quale si parla, primo, ve ne parlerà Giulia in particolare, del modo di riformare l'Unione Europea, attraverso non la modifica dei trattati come esiste oggi, cioè l'articolo 48,
che prevede la revisione dei trattati, indica che gli Stati possono riformare e modificare il Trattato di Lisbona con un accordo unanime, prima fra di loro, e poi questo accordo deve essere confermato dai parlamenti nazionali, sempre all'unanimità, o eventualmente dai referendum che gli Stati potrebbero decidere di convocare. Che gli Stati, piuttosto i governi di alcuni Stati potrebbero decidere di convocare. Quindi noi non dobbiamo necessariamente seguire nella riforma dell'Unione la procedura dell'articolo 48 del Trattato di Lisbona. Se vogliamo creare un'Unione federale, dovremo passare attraverso quella che i giuristi chiamano la rottura costituzionale. Che cos'è la rottura costituzionale? È appunto il non seguire la procedura del Trattato di Lisbona che prevede la doppia unanimità per prevedere, attraverso il ricorso alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati o con un'altra via che è suggerita nel documento stesso, dobbiamo arrivare a far votare una maggioranza di popolazioni degli stati attuali perché ci dicano se sono d'accordo con questo progetto in fieri della riforma dell'Unione Europea. Voi sapete che tutti gli stati, i 27, non condividono gli stessi obiettivi, quindi sarà necessario probabilmente andare verso quello che si chiama un'integrazione differenziata, dove alcuni stati vogliono rimanere vincolati alle regole attuali, e benissimo, è nel loro stretto diritto di continuare a rispettare le regole attuali e non accettare una nuova riforma, se i loro parlamenti o se la popolazione del loro stato non fossero d'accordo per ratificarlo. Possono restare al trattato attuale. Ma un gruppo di stati deve avere la possibilità, senza essere vincolato dall'unanimità, per andare avanti su un progetto più ambizioso. Poi Giulia probabilmente vi darà qualche altro elemento supplementare su questa rottura, quella che io chiamo la rottura costituzionale. Per dare vita a un processo costituente. Voi sapete che i federalisti parlano e spesso sento, devo dire, se posso fare un'ammenda, parliamo da anni di affidare un ruolo costituente al Parlamento europeo. Ora, questo ruolo costituente, finora il Parlamento europeo non ha deciso di assumerlo. Potrebbe farlo. Ha un articolo, appunto, il 48, almeno potrebbe fare un progetto di riforma del Trattato di Lisbona, sia pure nell'ambito dei trattati attuali, ma ha avuto la possibilità, ha fatto dei rapporti, rapporto di Verhofstadt e di altri nella scorsa legislatura, ma non ha proposto un progetto di riforma nel senso che noi chiamiamo costituente. Ora, per farlo ci sono tre occasioni, ho riassunto, cioè tre occasioni, ce ne saranno più di tre. Ma ho riassunto quelle che mi sembrano le più probabili. O alla fine della conferenza sull'Unione, sul futuro dell'Unione, si forma un numero significativo di cittadini e di organizzazioni che chiedono al Parlamento europeo di assumere questo ruolo. Naturalmente ci vuole un numero significativo, eh? Vi ricordo che il documento di Juncker sui cinque scenari fatto nel marzo, se non mi sbaglio, 2017, prima del 60° anniversario, sui cinque scenari di una futura Unione Europea, la consultazione dei cittadini su questo documento di Juncker, e approvato dalla Commissione Europea, ha dato 200.000 reazioni. Quindi, se l'attuale conferenza vede iscritti sulla
come si chiama, sulla piattaforma informatica. Fino ad oggi circa 17.000 cittadini. Se rimaniamo nell'ordine delle decine di migliaia, non raggiungiamo né i 200.000 che si sono pronunciati sul documento Juncker, né raggiungiamo il milione di cittadini che è previsto, come sapete, per proporre alla Commissione europea una proposta legislativa, non una riforma dei trattati, una semplice proposta legislativa. Per cui se non arrivassimo alla fine della conferenza ad un numero significativo, sarà difficile legittimare una richiesta al Parlamento europeo di assumere un ruolo costituente. In questo caso dovremo aspettare una delle prossime elezioni europee in cui le forze principali, i partiti politici europei decidessero di dotare loro il Parlamento europeo di un ruolo costituente da esercitare nel corso della legislatura. Se nessuna di queste due soluzioni intervenisse, io ho proposto, ma è una mia proposta che riprende un'idea di Verhofstadt, del deputato europeo, che quando gli Stati europei non saranno più membri fra 20 anni circa del G7, perché non hanno più un prodotto interno lordo che li qualifica come membri, come paese più industrializzato, bisogna che gli stati come la Germania, l'Italia, la Francia, non più l'Inghilterra, non c'è più, ma i principali, quindi Italia, Spagna, Francia e Germania, non essendo più membri del G7, perché non sono più i sette maggiori, non sono più, come si dice, membri dei sette maggiori paesi industrializzati, dovrebbero cedere logicamente all'Unione Europea il ruolo di rappresentarli. E quindi potrebbe essere il momento in cui varare questa riforma dell'Unione Europea in senso federale. Io adesso non vi annoio con i due progetti che trovate in questa nota, il progetto dell'Assemblea ad hoc e il progetto Spinelli, ma attiro la vostra attenzione su due punti soltanto. Che in questi progetti, che sono stati fatti naturalmente in anni in cui il ruolo degli Stati era ancora più significativo di quanto sia oggi e sarà in futuro, quindi gli Stati, le istituzioni attuali, e gli stati sono ancora considerati come, diciamo, come in grado di avere un ruolo importante, se non essenziale, nella nuova architettura. Per questo io, proponendo gli elementi, elencando i 5-6 elementi necessari alla creazione di Unione Federale, mi è venuta un'idea recente, devo dire, che mi ha ispirato il progetto Spinelli. Nel progetto Spinelli, che era un realista, pur essendo era un visionario ma realista, Spinelli ha ammesso che si passava nel suo progetto al voto a maggioranza dopo un periodo transitorio di 10 anni, in cui si continuava a votare alla unanimità. Quindi era realista Spinelli, non pensava di passare alla maggioranza subito, immediatamente. Dava 10 anni di tempo in cui si continuava a votare per le materie che richiedevano l'unanimità, si continuava a votare appunto all'unanimità e dopo 10 anni si passava al voto a maggioranza. La stessa cosa si può immaginare nella riforma dell'Unione Europea. Si può immaginare che il potere legislativo spetti a un'assemblea bicamerale che però per 10 anni, per 10 anni è semplicemente un riferimento, per un certo numero di anni, per un periodo transitorio, si continui a mantenere quello che è oggi il ruolo del Consiglio dei Ministri o del Consiglio europeo, che non potrebbe esercitare un ruolo legislativo, ma che però dà un indirizzo, direi, decisivo all'Unione Europea.
Quindi questo Consiglio dei Ministri e il Consiglio europeo dovrebbero rimanere a titolo transitorio e dopodiché cedono il passo a due camere bilaterali, a un Parlamento composto da una Camera degli Stati e da una Camera dei Popoli che soli rappresenterebbero il potere legislativo e che darebbero la fiducia a un governo europeo composto da un presidente che sarebbe scelto dagli stati inizialmente e poi forse scelto direttamente dal popolo europeo quando ci sarà una maggiore integrazione. E questo presidente europeo si sceglie i ministri come il presidente del Consiglio italiano o francese scelgono i ministri, non uno per stato membro, ma una serie di ministri che possono essere. In Italia possono esserci tre ministri della Lombardia, due siciliani, uno del Lazio e nessuno delle Marche o di altre regioni. Quindi non sarà indispensabile che il futuro presidente del Consiglio europeo scelga un membro del governo europeo per ogni Stato membro, ma può scegliere quelli che lui giudica più conformi al progetto europeo e naturalmente chiederà la fiducia del Parlamento europeo, composto da questa assemblea bicamerale, per essere, come si dice, accettato e messo in carica di presidente del futuro governo europeo. Non mi dilungo sugli altri punti, perché altrimenti avrei già credo occupato il mio quarto d'ora. Vi attiro semplicemente l'attenzione sul fatto che le cose fondamentali, se ci sia una modifica della ripartizione delle competenze, gli stati non possono più attribuire loro autonomamente competenze all'Unione Europea, non possono essere più i padroni dei trattati. L'Unione Europea, nella sua legge fondamentale, perché occorre una legge fondamentale, o costituzione che sia. Io chiamo legge fondamentale perché vorrei evitare tutto il dibattito, ma la Costituzione europea primeggia sulle costituzioni nazionali, cosa che già si è dibattuta ai tempi del referendum francese. Quindi io la chiamerei legge fondamentale. La legge fondamentale avrà la priorità nelle materie di competenza dell'Unione, ma le costituzioni nazionali rimangono per tutto il resto, quindi non cedono il passo alla Costituzione europea, come alcuni hanno volutamente e direi anche in modo non esatto cercato di far credere. Quindi bisogna avere una Costituzione, una legge fondamentale, un testo che fonda la legittimità della nuova Unione, altrimenti non si potrebbe creare il futuro popolo europeo che oggi non esiste. Il Trattato di Lisbona parla di cittadini dell'Unione Europea. Se i cittadini dell'Unione Europea vogliono legittimarsi come cittadini della nuova Unione Europea, devono darsi un testo fondativo. Poco importa che si chiami Costituzione o legge fondamentale. La nuova Unione deve avere le competenze proprie, non quelle solo delegate dagli Stati, e deve avere un bilancio federale e una capacità fiscale, cioè deve poter imporre tasse europee. Alcuni dicono: ma esistono già tasse europee, già si possono. Sì, oggi esistono, finora conosciamo delle direttive europee di armonizzazione delle imposte nazionali che danno vita a un'imposta europea, ma bisogna passare tramite i bilanci nazionali e l'armonizzazione delle tasse degli stati membri, come sarebbe le tasse sul web. Oggi esistono in Italia e in Francia, ma se vogliamo fare una web tax europea, essa deve essere applicata direttamente sulle imprese e sui cittadini, non attraverso
i bilanci nazionali e l'armonizzazione delle tasse nazionali. Quindi ci vuole un'autonomia, quella che si chiama una capacità fiscale autonoma. E poi ci vuole, ultimo, come si dice, cosa che non è però non è meno importante, una revisione dei trattati in materia di difesa dei diritti fondamentali, dei valori fondamentali. Oggi non si può sanzionare la Polonia o l'Ungheria per violazione dello Stato di diritto perché occorre praticamente la regola dell'unanimità. Quindi, come aveva proposto Spinelli, bisogna affidare questo alla Corte di Giustizia oppure bisogna includere, cosa più che mi sembra più saggia, una nuova disposizione nel nuovo trattato in cui si possa sospendere uno Stato membro in caso di violazione dello Stato di diritto. Naturalmente si tratta di una decisione che deve essere presa a maggioranza e non all'unanimità. Ecco le cose fondamentali che ho riassunto e lascio la parola a Giulia, ringraziandovi dell'ascolto e delle eventuali proposte che farete in modo supplementare. Grazie. Ringraziamo Paolo Ponzano per il suo intervento. Io devo dire che ho letto sia gli interventi di Paolo, gli articoli. Alcide, ti sentiamo molto basso come audio. Sono al massimo come volume. E dunque, comunque, ti stavo dicendo, ho letto sia gli Ti articoli di continuiamo a Paolo. sentire basso. Guarda, non so cosa fare, ma il mio volume è al massimo. Adesso è meglio. Meglio, meglio. E sia gli articoli di Paolo Ponzano sia gli articoli di Giulia Rossolillo e ho qualche domanda, qualche osservazione da fare, la riservo a dopo e adesso do subito la parola a Giulia. Grazie, anche io ringrazio Alcide e Simone. Non voglio intrattenervi su tutte le riforme che sarebbero necessarie nell'Unione Europea. Volevo invece concentrare l'attenzione sul problema della maggioranza, della decisione a maggioranza, e in particolare la decisione a maggioranza in due momenti, cioè nel momento costituente e nel momento in cui invece la nuova Unione Federale dovesse crearsi e quindi i suoi meccanismi di funzionamento. Perché penso che sia corretto dire che nella fase costituente, cioè nella fase che porta alla modifica della struttura attuale, si debba applicare la regola della maggioranza perché non ci sono alternative, e proprio insomma, in concreto è evidente che i 27 stati hanno delle visioni abbastanza diverse del futuro del processo di integrazione, che alcuni stati non hanno la minima intenzione di approfondire l'integrazione dal punto di vista politico, e che comunque c'è un gruppo di stati che sono gli stati che sono legati dalla moneta, che hanno tra loro dei vincoli più forti rispetto a quelli che invece non sono parte della moneta unica. E quindi sulla versante costituente la regola della maggioranza credo che debba imporsi, perché altrimenti non riusciamo a introdurre delle modifiche sostanziali nell'Unione Europea. Invece, per quanto riguarda i poteri costituiti, cioè come dovrebbe funzionare la nuova Unione Federale una volta che sia stata creata, secondo me, qua il discorso va un pochino sfumato in modo, cioè non si tratta semplicemente in questo caso di sostituire l'unanimità con la maggioranza, ma si tratta di introdurre una modifica più completa che adesso cercherò di abbozzare. Allora, per quanto riguarda la fase costituente, come ha già detto Paolo Ponzano, noi ci troviamo di fronte al fatto che oggi per modificare i trattati c'è un'unica procedura, o meglio, ce n'è tre, però sono tutte fondate sul consenso unanime degli stati. Quindi sostanzialmente le modifiche vengono decise da una conferenza intergovernativa che decide per consensus, quindi con l'accordo di tutti i rappresentanti degli stati, e poi le modifiche devono essere ratificate dai 27 stati nazionali. Quindi è sufficiente che anche in un solo stato non si completi il procedimento di ratifica e la modifica dei trattati non entra in vigore. Allora, questo meccanismo è un meccanismo che per definizione, cioè, porta a delle modifiche
non sostanziali dell'Unione Europea, perché se era un meccanismo che forse poteva funzionare quando gli stati membri erano sei o erano pochi, con 27 stati è chiaro che trovare un compromesso tra 27 stati che hanno delle visioni profondamente differenti significa arrivare a un compromesso assolutamente al ribasso. E quindi mettere in piedi un procedimento di modifica che è molto complesso per arrivare poi magari a un topolino, cioè a una modifica assolutamente non soddisfacente e che non risolve i problemi dell'Unione Europea. Questo significa però che se c'è qualche chance di introdurre delle modifiche invece sostanziali, bisogna uscire dalla procedura che viene oggi prevista dai trattati. È possibile anche che questo avvenga con l'accordo di tutti gli stati, cioè non è detto che non si riesca a trovare un accordo secondo il quale tutti gli stati membri decidono che alcuni approfondiscono il processo di integrazione verso un'integrazione politica e altri invece rimangono in un cerchio più ampio. Ma le alternative, comunque il nucleo della questione, noi non possiamo sapere come si realizzerà questo, ma il punto cruciale è che sia nella discussione sia poi nella ratifica non dovrebbe prevalere il principio di unanimità. Quindi o si raggiunge un accordo per il quale si stabilisce che il nuovo trattato entrerà in vigore solo se ratificato da un certo numero di stati, oppure l'alternativa, come accennava anche Paolo Ponzano, è un'alternativa più di rottura, e cioè di utilizzo dei meccanismi previsti dal diritto internazionale, quindi previsti o dalla Convenzione di Vienna, che consente a un gruppo di stati che siano già parte di un altro trattato di concludere tra di loro un trattato diverso, o basandosi su altre regole della Convenzione di Vienna, oppure semplicemente come è avvenuto per il meccanismo europeo di stabilità, o per il fiscal compact, che venga concluso un trattato all'esterno, diciamo, della cornice attuale dell'Unione. Noi non possiamo sapere come si realizzerà questo processo. Quello che noi possiamo vedere già oggi è che però questo problema del superamento dell'unanimità nella modifica dei trattati è il problema cruciale, quindi è un problema che deve essere sollevato in vista della conferenza, nel dibattito sulla conferenza e nella piattaforma per la conferenza sul futuro dell'Europa. Perché rischiamo altrimenti che tutte le proposte più avanzate che vengono fatte si riducano a niente. Quindi nel momento costituente io credo che il problema della sostituzione dell'unanimità con la maggioranza sia il problema cruciale. Se noi invece poi parliamo di come dovrebbe funzionare la nuova Unione Federale e quindi quali sono i meccanismi che consentirebbero a questa nuova Unione effettivamente di rispondere ai bisogni dei cittadini e superare i problemi che ha attualmente l'Unione Europea, qua il discorso secondo me è un pochino più complesso. Perché io credo che oggi ho già fatto questo esempio che in un altro dibattito. Cioè l'Unione Europea oggi ha una struttura estremamente peculiare, nel senso che è fondata su un trattato internazionale, quindi i meccanismi di base su cui funziona sono ancora internazionalistici. Però su questa struttura si sono stratificate molte competenze, molti principi come quello degli effetti diretti, della prevalenza, che sono più tipici invece di uno Stato o comunque di un'organizzazione di carattere costituzionale. Però questo contrasto continua a esistere, cioè è come se l'Unione Europea fosse un computer vecchio su cui sono stati caricati dei software molto avanzati e che a un certo punto non riesce più a reggerli. Cioè la struttura di base, questo vecchio computer, va modificato e va diciamo costituzionalizzato da un certo punto di vista, cioè va sganciato dalla sua natura internazionalistica. Questo significa, detto proprio in due parole, se noi riprendiamo uno degli studiosi più importanti degli stati federali, che è Weir, che noi dobbiamo passare a una situazione nella quale
il potere centrale, cioè il livello dell'Unione, dipende dagli Stati membri, perché gli Stati membri sono ancora in grado di ricattare e di impedire una presa di decisione nei settori cruciali di funzionamento dell'Unione, a una situazione nella quale invece abbiamo dei livelli di governo coordinati e indipendenti, e quindi il livello, diciamo, federale ha determinate competenze essenziali, poche ma essenziali, che esercita direttamente sui cittadini, e gli stati hanno le rimanenti competenze. Allora, il fatto che oggi l'Unione Europea nel suo funzionamento, nei suoi meccanismi cruciali, dipenda dagli stati, non devo spiegarvelo. Gli esempi più chiari, che poi sono i due punti fondamentali che toccava anche a Paolo Ponzano, sono il finanziamento dell'Unione, cioè la incapacità dell'Unione di finanziarsi autonomamente. E poi il problema della politica estera, perché questi sono due settori nei quali gli stati membri prendono le decisioni all'unanimità, e non è coinvolto, se non in maniera assolutamente minima, il Parlamento europeo, cioè l'organo che rappresenta i cittadini. Quindi, nei due settori che sono determinanti per la vita dei cittadini, perché possiamo definirli come la sicurezza interna, cioè la possibilità dell'Unione Europea di rispondere a certi bisogni con determinate risorse, e la sicurezza esterna, sono due settori nei quali invece l'organo che rappresenta i cittadini non è assolutamente coinvolto. Sono coinvolti i rappresentanti degli stati che decidono all'unanimità. Quindi, quante risorse ha l'Unione, l'ammontare del bilancio dell'Unione, il tipo delle risorse, di risorse che ha l'Unione, sono stabiliti dal Consiglio all'unanimità e poi devono essere ratificati dagli stati membri. Stessa cosa quando noi dobbiamo decidere, prendere decisioni in materia di politica estera, l'alto rappresentante può portare una posizione dell'Unione solo se si è trovato un accordo in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Quindi anche qui, e lo vediamo chiaramente nel settore della politica estera, tutte le volte e quasi sempre che non si riesce a trovare un accordo tra gli stati, ogni stato va per conto suo sul piano internazionale, noi non abbiamo una posizione unica dell'Unione sul piano internazionale. Ora, questo problema, cioè il fatto che tuttora in questi due settori che sono assolutamente cruciali, gli stati prevalgono sull'Unione, cioè sono in grado di condizionarne il funzionamento, è un problema che non può essere superato semplicemente mantenendo lo stesso meccanismo, cioè lasciando la decisione agli stati, ma sostituendo l'unanimità con la maggioranza o con la maggioranza qualificata. Cioè il problema non è il passaggio dall'unanimità alla maggioranza, è il passaggio da un meccanismo intergovernativo a un meccanismo che invece coinvolge pienamente il Parlamento europeo e quindi a un meccanismo di carattere democratico. Perché se noi immaginiamo in questi settori semplicemente di mantenere la possibilità per gli stati esclusivamente di decidere, e questa decisione viene presa a maggioranza anziché all'unanimità, non risolviamo il problema, cioè rimaniamo in una situazione nella quale l'organo che rappresenta i cittadini non è assolutamente coinvolto, e in più, quando noi ci troviamo di fronte a consessi nei quali sono gli stati a decidere, i governi nazionali sono responsabili davanti ai cittadini del loro Stato, quindi è chiaro che ogni Stato tira la coperta dalla sua parte e cerca di difendere i propri interessi. E molte volte, quando le decisioni devono essere prese dagli organi di Stati, anche quando è previsto che decidano a maggioranza, molto spesso decidono spontaneamente per consensus o all'unanimità, perché si instaura questo meccanismo che ogni Stato cerca di o di portare la coperta dalla sua, da tirare la coperta dalla sua parte, oppure di non scontentare gli altri, trovare un compromesso. Quindi in questo caso dire che i problemi dell'Unione si risolvono sostituendo la maggioranza all'unanimità non è sufficiente, cioè bisogna dire sostituire il meccanismo intergovernativo a un meccanismo nel quale è coinvolto pienamente il Parlamento europeo, quindi che le decisioni sulle risorse proprie, sul finanziamento dell'Unione, sull'ammontare del bilancio, siano presi insieme dal Parlamento europeo e dal Consiglio con una procedura legislativa, e lo stesso in materia di politica estera sia pienamente coinvolto il Parlamento. Questi sono due passaggi secondo me fondamentali. Il terzo passaggio, che è ancora forse più importante, è che
In una nuova Unione federale bisognerebbe stabilire che il trattato, diciamo la Costituzione o la legge fondamentale, come volete chiamarla, possa essere modificata non all'unanimità, ma a maggioranza, come avviene in tutti gli ordinamenti federali. Quindi, in sostanza, che quella che si chiama competence, e cioè la possibilità di determinare quali sono le competenze degli stati e quali sono quelle dell'Unione, non sia più lasciata agli stati membri, come avviene oggi con l'articolo 48, ma invece sia decisa, autonomamente con una partecipazione degli organi dell'Unione e una maggioranza degli stati membri. Queste tre passaggi sono dei passaggi, a mio parere, fondamentali. Questo non significa che se questi passi avanti vengono fatti, si crea un ordinamento di carattere federale, diciamo, nella sua forma definitiva. Come diceva Paolo Ponzano, è perfettamente concepibile che, no, che si stabilisca un periodo transitorio, cioè che si introducano alcune modifiche fondamentali e poi si stabilisca che in un periodo transitorio si facciano ulteriori passi avanti. Ma quello che mi sembra essenziale è che fin dal momento iniziale si sappia qual è l'obiettivo verso il quale si va, si introducano questi pochi meccanismi che consentono di superare proprio il veto degli stati in queste materie e che quindi si crei, diciamo così, l'impalcatura di un'unione federale che poi viene completata negli anni, appunto, ma con un obiettivo ben preciso che viene stabilito fin dall'inizio. Ecco, queste sono le considerazioni che volevo fare, che sono considerazioni un po' sparse, quindi un problema costituente è un problema di superare sicuramente l'unanimità tra gli stati. Nel momento di stabilire quale sarà il funzionamento della nuova Unione, sicuramente la maggioranza va superata per quanto riguarda la revisione del nuovo atto costitutivo della nuova legge fondamentale, e invece nei settori che sono poi il cardine della sovranità statale, è più un problema di passaggio da un metodo intergovernativo a un metodo che vede il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo. L'ultima considerazione che vorrei fare, alcune modifiche e in particolare l'attribuzione di una competenza fiscale all'Unione, quindi la possibilità che sia l'Unione a decidere attraverso una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proprie risorse, sul proprio finanziamento e la possibilità per l'Unione di recuperare direttamente sui cittadini queste risorse, è un passaggio che da un lato è all'orizzonte perché Next Generation EU lo pone questo problema, cioè è la stessa commissione che si pone il problema oggi di introdurre delle nuove risorse proprie, anche se non parla di competenza fiscale vera e propria, però il problema di finanziare il debito o di rimborsare il debito con nuove risorse si pone, quindi è un problema all'ordine del giorno. Non solo, è anche un problema cruciale perché da un certo punto di vista la competenza fiscale, cioè la possibilità per l'Unione di finanziarsi in modo autonomo dagli stati, condiziona anche tutte le altre politiche dell'Unione. Cioè noi non possiamo pretendere che l'Unione abbia competenze ampie e che intervenga in vari settori se poi ha un bilancio limitatissimo e soprattutto condizionato dagli Stati membri e dalla volontà degli Stati membri di attribuire queste risorse o meno. Quindi il passaggio a un'autonomia da questo punto di vista consente anche, condiziona anche tutte le altre politiche, cioè consente all'Unione di avere gli strumenti per esercitare le politiche che non sono tante, ma sono delle politiche cruciali che vengono attribuite alla sua competenza. Io mi fermo qua. Ringrazio anche Giulio Rossolillo. Prima di dare la parola a chi ci ascolta, vorrei dire un paio di cose anch'io, nel senso che ho letto l'intervento di Paolo e tu fai una proposta, fai due o tre proposte così, ma una proposta in particolare di superamento per superare l'unanimità, di utilizzare l'articolo 50 per uscire in massa e gli stati che escono ricreare un'unione tra loro praticamente, molto più solida.
Quindi tecnicamente si può fare, però è molto molto rischioso, mi sembra, no? È proprio sul filo del rasoio una iniziativa di questo genere. Quindi sì, tecnicamente è l'ingegneria così istituzionale, ma non so se politicamente sia una cosa fattibile. Comunque, vabbè, questa è un'osservazione. Una cosa che mi ha fatto sobbalzare leggendo un articolo di Giulia. E proprio letteralmente sobbalzare l'articolo sul finanziamento della UE, e tu scrivi a un certo punto che il 20% delle risorse che andrebbero all'Unione Europea vengono in realtà trattenute dagli stati nazionali come rimborso dei costi di riscossione. Sì. Ma è una cosa, cioè è un errore cos'è, è vero o non è vero? Cioè, è una cosa assurda, allucinante. È vero. E, Certo ma, che è cioè, il, vero. ma scusa, ma il 20%, ma nemmeno le cosche mafiose in Sicilia le prendevano con il salvo. Cioè, le spese di riscossione possono essere, non so, il 2%, quello non so, non ho idea. Cioè, gli stati nazionali prendono il 20% a titolo di rimborso delle spese, delle risorse destinate all'Unione Europea. Cioè, è una cosa allucinante. Mi sembra che all'inizio fosse previsto il 5% e poi progressivamente è salito, a un certo punto è arrivato anche al 25% e oggi mi risulta che si è attestato sul 20%. Su quale base giuridica, scusa questo? Nessuna base giuridica, cioè nel senso il fatto che siano gli stati che riscuotono le risorse e poi le versano al bilancio dell'Unione consente agli stati di trovare un accordo su quello, di trattenersi. Con la scusa delle spese di riscossione, perché ovviamente non È sono una scusa, prestate. evidentemente, perché le spese sono molto inferiori. Cioè, in questo modo già è molto limitato il bilancio dell'Unione. Viene decurtato di un quinto, di fatto. Cioè, è una cosa che questa cosa non la Una specie sapevo. di pizzo, è un pizzo. No, è un pizzo, ma i salvo in Sicilia prendevano il 10%. I salvo in Sicilia, quando c'erano le esattorie, noi prendiamo il 20% rispetto all'Unione Europea. Cioè, è una cosa che non sapevo, mi ha fatto letteralmente sobbalzare. Comunque, no, vabbè, sulla cosa che dicevo per l'articolo 50, volevo sapere Paolo cosa ne pensava. Sì, Alcide, hai ragione, ma hai letto una delle bozze precedenti. Ah, Nella bozza finale non c'è ne hai più. mandate 10, ne hai L'abbiamo mandate. tolta questa dell'articolo 50 perché effettivamente è una strada che è possibile, ma è improbabile che Sì, ne gli hai stati mandate. decidano come sarebbe un'arma atomica, decidono per risolvere il problema della mancanza di unanimità di uscire dall'Unione Europea. Quindi dovrebbero mettersi d'accordo fra di loro 15, 20, 17, 18, 20 stati di uscire tutti, denunciare l'Unione come ha fatto il Regno Unito. È una cosa che giuridicamente è possibile, ma è altamente improbabile e quindi l'abbiamo tolta, d'accordo con Giulia del resto. Siccome hai mandato una decina di allegati, non li ho stampati tutti, ho letto quelli che sono arrivati, i primi. Io direi di dare la parola a chi vuole intervenire. Sì, ricordo che la versione poi dell'articolo che sarà poi pubblicata come Quaderni Federalisti la ritrovate anche nella chat della riunione, quindi diciamo potete tranquillamente consultarla e diciamo l'avete in anteprima, ecco. Poi sarà pubblicata credo sul sito dell'MFE, sul sito nazionale dell'MFE, quindi sarà riunita agli altri quaderni di cui accennava prima Alcide, che sono stati già pubblicati diversi da Giulia stessa. Se ci sono domande o richieste di interventi, come diceva Alcide, raccoglieremo anche dei contributi che voleste lasciare nella chat, se diciamo più articolati, o potete anche inviarli successivamente al webinar anche sull'indirizzo email della sezione di Roma, che poi vi riscrivo in chat più avanti. Se ci sono domande, fatevi avanti. Vorrei evitare un dialogo a tre, quindi o a quattro, quindi
È un webinar aperto a tutti. In attesa di domande, io se volete vi faccio, vi mostro, vi rimostro, insomma, dopo che avevamo fatto già un webinar anche esplicativo un po' sul funzionamento della piattaforma, ma visto che molti contenuti che sono stati presentati sono riassunti in delle proposte che il Movimento Federalista Europeo ha inserito all'interno della piattaforma della conferenza, potrebbe, insomma, è utile a tutti magari ricordare proprio la forma della conferenza e andarle a vedere. Se non ci sono, diciamo, per non togliere, diciamo, spazio ai vostri contributi, altrimenti procederei a farveli vedere velocemente, perché illustrano un pochino i passaggi dei temi che sono stati presentati dai relatori, in particolare a Giulia. Vedo una mano alzata C'è da una mano. Nicoletta Parisi, e quindi se vuole può aprire anche il microfono che è in basso a sinistra. Sì. Prego. Grazie di avermi dato la parola. Mi ci sono ritrovata nel discorso di Giulia Rossolillo, moltissimo. Il primo libro che ho scritto era sul finanziamento delle organizzazioni internazionali nel lontano 86, e io sostenevo che l'autonomia, non l'indipendenza di un'organizzazione intergovernativa, dipendeva, dalla capacità di avere risorse proprie, che il sistema CECA era il sistema che consentiva il massimo di autonomia in un sistema intergovernativo, perché l'Unione Europea è pur sempre, sebbene abbia uno scopo di integrazione, è pur sempre frutto di una cooperazione intergovernativa. Quindi desidero ringraziare Giulia perché ha messo l'accento sul tema cruciale della capacità di raccolta di risorse da parte dell'Unione Europea, e forse bisognerebbe lavorare nelle nostre organizzazioni perché il Next Generation sia non un episodio determinato dalla pandemia, ma diventi una strategia normale, e cioè che la capacità di raccogliere risorse sui mercati finanziari internazionali non sia un evento sporadico determinato dalla pandemia, ma sia invece vada a regime, secondo tra l'altro una dottrina da anni radicata negli economisti, i migliori economisti che si occupano di questo, Quadro Curzio, lo sostengono da anni. E forse bisognerebbe cercare di convincere la Corte Costituzionale tedesca. Grazie. Altri interventi? Ci sono Avevo altri. alzato una mano, ma Prego, prego. l'aveva Francesco. registrata. No, volevo dire che forse bisognerebbe anche studiare un attimo quale iniziative un po' dirompenti possono essere usate per cercare di accelerare questo processo. Si dovrebbe cominciare un po' a denunciare il fatto che si chiamano centinaia di milioni di persone a votare. E poi basta un veto da nulla per vanificare questa consultazione, questo coinvolgimento, questa rappresentanza. Penso che oltre a scrivere le nostre idee, sarebbe il caso di, per esempio, di rivolgersi a qualche corte di giustizia internazionale per dire: ma come potete immaginare di, appunto, di spendere tutti questi soldi, di convocare tutte queste persone sotto forma di Parlamento e poi dopo di condizionarli, tanto per dire, lo dico sempre, al cipriota influenzato da Putin che impedisce di, non so, di prendere decisioni fondamentali sulle questioni economiche, eccetera. Forse in questo modo anche la gente comincerebbe a capire che il sistema non funziona. Ecco. Spero che qualcuno si metta, io mi impegnerò un po' a vedere se è possibile appunto fare qualche denuncia di questo tipo. Massimo Carducci mi ha chiesto di intervenire. Il microfono. Microfono. In basso a sinistra. Non si sente. Mi sentite? Adesso Sì. sì. Ma
Io sono d'accordo con Francesco Gui, quello che ha detto è giustissimo, perché non è possibile che qualche cretino blocchi tutto. E poi vorrei dire anche che cominciamo a dire le cose come stanno. Questo concetto dell'unanimità è una boiata pazzesca, diciamocelo pure, insomma, come dice Fantozzi nella con la corazzata Potionkin, è una boiata pazzesca. Cioè, sarebbe il momento di evitare queste cose fatte col fioretto e di dire le cose come stanno. Cioè, l'unanimità vuol dire la paralisi totale, cioè è inutile che ce lo nascondiamo, perché basta che uno dica di no e questo poi è anche un problema, perché si sono voluti far entrare tutti questi stati che magari sono venuti solo perché vedono nell'Unione Europea solo un mercato, come d'altronde era la Gran Bretagna. Anche per i britannici l'Europa non è mai stata un progetto politico, ma è sempre stata solo ed esclusivamente un mercato. Ricordiamoci che cosa ha detto la Thatcher: I want my money back. E poi volevo anche dire che vorrei che il Parlamento europeo avesse più coraggio, facesse come il terzo Stato durante la rivoluzione, che a un certo punto si è radunato e ha detto che siamo assemblea nazionale e che quindi ci prendiamo i diritti che, a cui abbiamo diritto. Cioè il Parlamento europeo dovrebbe avere più coraggio e avere anche in un certo senso il coraggio di rompere certi equilibri che ormai da tanto tempo sono fallimentari, insomma, perché poi vediamo che vengono le crisi e l'Unione si fa trovare impreparata. Concludendo, sono convinto che alla fine alcuni stati aderiranno, altri no, quindi praticamente da 27 magari passeremo a 10, 15, 16 e che si andrà avanti con quelli che ci vogliono stare. È inutile continuare a pensare che chi non ci vuole stare, tipo Polonia e Ungheria, che sono entrati solo per i quattrini o per il forno a microonde, questo è il discorso. Cioè, diciamo le cose un pochino più terra a terra e diciamo che questa unanimità è una bella porcata, insomma. È un sistema per bloccare tutto, insomma. Non sarà un linguaggio molto diplomatico, però è la realtà, insomma. E alla fine il re è nudo con questo sistema. Se no continuiamo a fare questi discorsi, che per carità sono, io li condivido tutti, però sarebbe anche il momento di avere più coraggio da parte di alcune istituzioni come la Commissione e come il Parlamento e mettere gli stati davanti alle loro responsabilità, insomma. Se non sei capace di tenere la barra del timone, lo devi mollare, insomma. Va bene. Scusate. Se i relatori vogliono rispondere a queste prime domande. Sì, se volete, anche se, come si dice, c'è poco da aggiungere di nuovo, cioè confermiamo quello che abbiamo detto, hanno ragione sia Francesco che Massimo. Il problema è che tu non puoi fare, anche se si facesse ricorso alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia applica il diritto esistente, è tenuta di applicare il diritto esistente, quindi non potrebbe che dire che in quell'occasione il veto espresso da uno Stato era giustificato da una disposizione del trattato che prevede la regola dell'unanimità.
Per quanto riguarda invece il Parlamento europeo, sì, il Parlamento europeo potrebbe avere il coraggio, forse non di fare come il terzo Stato, ma di proporre un progetto di riforma che abbia, come ho detto prima, incorporato la rottura costituzionale, cioè che preveda la maggioranza, anche se il trattato non lo prevede, che nel momento in cui il Parlamento lo propone, e i parlamenti nazionali, nella loro maggioranza, se non nella loro unanimità, o i cittadini nei referendum che fossero convocati, dicessero sì a questo progetto del Parlamento, il progetto entrerebbe in vigore a maggioranza a causa di questa rottura che è permessa, come Giulia ha ricordato, dal diritto internazionale e dalla Convenzione di Vienna. Avevamo un'occasione a dicembre, lo Stato di diritto. L'Ungheria e la Polonia hanno chiesto di modificare prima il regolamento sullo Stato di diritto che prevedeva che l'Unione Europea potesse non finanziare gli Stati o potesse ridurre i finanziamenti agli Stati che non rispettavano lo Stato di diritto, purché questo avesse un'incidenza sul bilancio europeo, e hanno preteso una dichiarazione che ha una natura legislativa, che del resto il Consiglio europeo non poteva fare, perché il Consiglio europeo non ha poteri legislativi. Spetta alla Corte di giustizia dire se il regolamento sullo Stato di diritto può essere applicato in questo modo o in un altro modo, ma non può essere né il Consiglio europeo, neanche la Commissione europea potrebbe interpretare il regolamento. Il regolamento può essere interpretato solo dalla Corte di giustizia. Quindi avevamo un'occasione per dire no alla Polonia e all'Ungheria e fare la rottura, quella che io chiamo la rottura già a quell'epoca. Ma non è stato, non, gli stati non sono pronti, non solo il Parlamento, ma neanche gli stati più favorevoli. Avete letto ieri che il ministro tedesco degli esteri ha detto bisogna abolire il diritto di veto. Benissimo, ma poi, quando ci sono i casi concreti, si potrebbe applicare la clausola del Trattato di Lisbona che dice che all'unanimità si può decidere a maggioranza. Cioè si può decidere di passare alla maggioranza, ma la Germania non ha mai detto in un'occasione concreta, formalmente, che voleva applicare la clausola detta passerella del Trattato di Lisbona. Quindi che Haag, che il ministro degli esteri lo dica, va benissimo, saluto, applausi, però poi in concreto mi aspetterei che lo applicasse in un caso concreto, e la Germania è tanto più importante che lo faccia, non solo che lo dica, perché la Germania è stata nel passato, non so oggi, non ho le statistiche, è stato il paese più minorizzato nelle decisioni legislative. Io ho ancora le statistiche degli anni 80 e 90, in cui nelle classifiche dei voti a maggioranza, lo stato più minorizzato è la Germania. Quindi potrebbe applicare quello che ha già applicato in pratica, ma deve dirlo nel momento della decisione, non solo nel discorso fatto la domenica, eh? Deve dire la domenica, ma anche il lunedì, il martedì, se possibile, anche tutta la settimana. Giulia? Ma io non ho molto da aggiungere, anche perché non è che fossero delle domande, erano delle considerazioni. Sì. L'unica cosa che volevo sottolineare è che io ho l'impressione che, cioè, se noi perdiamo l'occasione della conferenza sul futuro dell'Europa, e quindi se in questa occasione non si riesce a mettere in piedi una riforma vera dell'Unione Europea, e il futuro sarà abbastanza grigio, cioè mi sembra che i sintomi del fatto che l'Unione Europea
non funziona e che c'è bisogno di un'Europa che invece è capace di agire, soprattutto in questa fase della crisi sanitaria, ma come era stato anche nella crisi economica, ma in questa crisi sanitaria è stato veramente evidente, e lo è in tantissimi settori, anche nel settore dello sviluppo tecnologico, nel settore di internet, della, insomma, il fatto che l'Europa ci debba essere e debba cambiare è evidente e visto dall'esterno è evidentissimo. Ci sono tantissime spinte, se in questo momento non si riesce ad avviare un processo costituente vero e proprio e quindi l'Europa perde questa occasione, il rischio è molto molto alto, nel senso che il rischio è anche quello di un ritorno indietro, cioè di una vittoria delle forze nazionaliste, l'idea che comunque l'Europa non va bene così com'è e quindi allora torniamo agli stati nazionali, che sono idee assolutamente assurde, ma che rischiano di affermarsi nel momento in cui non si riesce a sbloccare la situazione. Quindi allora, ah scusa. No, finito. Ah. Scusa, prima di dare la parola a Franco Carlo Ricci, faccio un'altra domanda. Cioè, io penso che l'unanimità debba rimanere soltanto per una situazione, l'ammissione di nuovi paesi nell'Unione. L'unico caso in cui debba rimanere l'unanimità è questa. E la vicenda della Grecia è un esempio, perché sembrava una cavolata la vicenda sulla controversia sul nome della Macedonia del Nord, però facciamo attenzione, se togliamo la maggioranza anche sull'ammissione dei nuovi membri, rischiamo di dare un colpo gravissimo all'Unione stessa. Quindi l'unico caso in cui l'unanimità penso debba rimanere è questo. Poi tutto il resto chiaramente dovrebbe essere superato. La parola a Franco Carlo Ricci. Sì, cercherò di farmi capire anche se non mi so esprimere in termini giuridici. Perché ti sentiamo poco, scusa, ti sentiamo poco. Senti poco? Sentiamo a bassa voce. Allora, vediamo se riesco. No. Adesso mi sentite? Un po' meglio, ma sempre a bassa voce. Magari un pochino più vicino al computer, se riesce a avvicinarsi un pochino più al computer, forse la riusciamo a sentire un po' meglio. Che alzo qua. Allora. Oddio, no. Dicevo, no, adesso ho dei problemi. Va bene, prego, un po' basso, ma penso la sentiamo. Vabbè. No, dicevo, spero di farmi capire lo stesso. Naturalmente condivido quanto Francesco proponeva, nel senso che quando parliamo a basse platee cerchiamo di evitare di fare discorsi elevati con terminologia difficilmente accessibile alla massa. Portiamo degli esempi concreti, cioè diciamo per un problema di questa natura così importante basta che Cipro si opponga, si blocca tutto, in modo che in questo modo le persone capiscono. Ma mi sembra di capire che noi siamo in una trappola, questa dell'unanimità, dalla quale mi si dice che non si può uscire perché è impossibile modificare. Allora mi domandavo se non era possibile pensare a un meccanismo per disinnescare dall'interno questa trappola, nel senso, mi sembra di aver capito che è possibile, secondo la normativa internazionale, il Trattato di Ginevra, non so che alcuni stati della comunità europea decidono di formare un altro tipo di unione, della quale, per esempio, non è prevista l'unanimità. Questo gruppo di paesi che costituisce all'interno della più grande comunità un nuovo gruppo comincerebbe a lavorare e ad operare in un certo modo. Con il passare del tempo, se questo gruppo funziona, se effettivamente l'eliminazione dell'unanimità è valida e paga, potrebbe verificarsi il fenomeno che altri stati che prima erano contrari
spontaneamente aderiscano a questo nuovo gruppo, che così potrebbe ingrandirsi in modo da svuotare dall'interno questo guscio, questa trappola. Quelli che invece non sono d'accordo se ne escono dall'Unione, come ha fatto l'Inghilterra, in modo che tra quelli che aderiscono al nuovo gruppo trainante che segue questa nuova politica e quelli che non ci stanno e che se ne vogliono andare, noi senza intaccare la normativa che, ripeto, intrappola tutto, potremmo realizzare con il tempo quello che vogliamo. Non so se mi sono espresso abbastanza chiaramente. Grazie. Re Clavarino. Grazie Alcide, buonasera a tutti. La mia è una domanda molto secca e semplice. Come facciamo, se c'è qualche idea, a evitare che la reintroduzione del patto di stabilità, se mai e quando ci sarà, non sia fatta soltanto sulla scorta dell'emergenza del momento, oppure sulla scorta di qualcosa di veramente di lunga portata, di sguardo lungo e di strategia, diciamo, vincente per un'Europa federale. Anche perché la cosa che mi sento di condividere qui, la preoccupazione di Paolo Ponzano, è che se la conferenza sul futuro dell'Europa viene misurata dalle interazioni che ci sono sulla piattaforma informatica, insomma, mancano 9 mesi, 10 mesi, quindi mi domando se effettivamente, l'ha detto qualcuno, non sia il caso di fare un'azione, scusatemi, io sono sempre molto sincero, un po' meno accademica e un pochino più pratica. Posso aggiungere una cosa, almeno fare un elenco, poi tenete conto che gli attuali regolamenti in fondo colpiscono un po' la maggioranza degli europei, perché per dire, se dicessimo date a tutti gli europei i deputati che gli aspettano, come si dice a Roma, ovvero che gli spettano, la maggioranza degli europei direbbe beh, in effetti, ma perché devo avere una sottorappresentanza? E ancora, non abbiamo una polizia europea e chi è che tutela, tanto per cominciare, il giudice che va a Cipro e che può essere ricattato da qualcuno? Cioè, se noi facciamo una lista di cose che sono oggettive, beh, almeno buttiamo dentro delle considerazioni che vanno prese in considerazione. E oltretutto, ripeto, vengono incontro, cioè sono favorevoli alla maggioranza degli europei. Perché oggi c'è una iper esagerata rappresentazione degli stati piccoli, lo diceva anche la Goulart a suo tempo, lo ripeto da anni, ma il 20% di popolazione in tutti i luoghi dove c'è one man, one vote, una one chair, ha il 50+% dei seggi, capite? E quindi abbiamo anche delle ragioni forti per dire alla gente usciamo da questa presa in giro, perché la maggioranza ne avrebbe solo dei vantaggi. Paolo? Aspetta, altri interventi? Ci sono altri interventi? No, volevo però per insomma giusta sì. Dovizia leggere anche il commento di Irene De Val che ha lasciato in chat e salutandoci concorda con il fatto che occorre rendere il popolo consapevole di quello che oggi è quello che viene di quello che oggi viene chiamato Europa e cosa serve per trasformare in uno Stato federale. Si parte parlando degli svantaggi attuali e delle soluzioni che il federalismo porta. Circa poi il concetto di maggioranza, concordo sul fatto che debba essere riportato all'interno dell'unico organo veramente espressione del popolo europeo, il Parlamento. Mi sembrava anche giusto. Quella è un'espressione non proprio precisa. Prego. Ricordate che la Corte tedesca diceva che il Parlamento europeo non era abbastanza rappresentativo. Si può dire date agli europei tutti i parlamentari che gli spettano in proporzione alla popolazione. Io penso che questa molta gente direbbe beh, in fondo ci avete ragione. Però scusa Francesco, se non sbaglio, è stata proprio una scelta
anche dei paesi più grandi, quello di non schiacciare eccessivamente i paesi piccoli. D'altra parte, gli Stati Uniti hanno due senatori per ogni stato, no? Ah, facciamo il Senato un'altra cosa. Ma no, no, cioè voglio dire... Negli Stati Uniti uno stato che abbia diritto a un deputato se ne piglia uno solo, Cioè voglio dire, non proporzionalità, come da noi. La proporzionalità degressiva è stata accettata dagli stati maggiori per non schiacciare quelli più piccoli, questo è il motivo, insomma. Comunque è vero che hanno una rappresentanza maggiore della loro popolazione, questo è sicuro. Ormai stanno dentro e quindi li possiamo condizionare di più. Prima bisogna farli in qualche modo accettare. Posso aggiungere, prima delle repliche, un tema ulteriore che viene spesso utilizzato come, diciamo, un grande punto di svolta, quello che dovrebbe essere un grande punto di svolta, ma che poi magari soprattutto noi federalisti a cui diamo poca rilevanza, e ho sentito anche dagli stessi rappresentanti del Parlamento europeo, in particolare dello Spinelli Group, non dare molta rilevanza a questo, ovvero la possibilità di conferire al Parlamento europeo, come ai parlamenti nazionali, il diritto di iniziativa legislativa, insomma. Certo. Volevo sapere anche se consideravate questa una svolta democratica oppure una formalità che non necessariamente sposta gli equilibri. Grazie. Ci vuole intervenire dei relatori, Giulia, Paolo? Non so se Giulia ha qualcosa, io... Mi limiterei a dire che tutti gli interventi sono naturalmente hanno fatto proposte sensate e la critica all'unanimità non può che essere sottoscritta. Tant'è vero che proponiamo di passare a maggioranza, tranne per il caso, come diceva Alcide, dell'ammissione di nuovi membri nell'Unione, in cui in effetti l'unanimità può essere una salvaguardia rispetto al volere integrazionista di stati che vorrebbero allargarsi ai loro vicini o per altre ragioni. Questo vale del resto anche per il patto di stabilità, perché il patto di stabilità è stato sospeso, ma bisogna ridecidere, immagino all'unanimità, di riapplicarlo, di metterlo in vigore. In questo caso l'unanimità protegge gli stati che non vogliono ritornare all'ancien regime, cioè non vogliono ritornare alla concezione, come si dice, dell'austerità che precedeva, espressa dal Trattato di Maastricht e poi dal patto di stabilità e di crescita. In realtà solo di stabilità. Quindi adesso l'unanimità può proteggere gli stati che non vogliono ritornare all'ancien regime di accettare appunto il ripristino di questa situazione ex ante. Quindi questi sono gli unici casi in cui l'unanimità protegge invece di impedire una decisione. Sì, impedisce in effetti una decisione, ma è una decisione che, non essendo stata abbandonata, sia pure momentaneamente, necessita dell'unanimità per essere reintrodotta. E alcuni stati potrebbero ritenere, a giusto titolo, che non bisogna reintrodurla. Quindi questi sono i soli casi in cui effettivamente, come diceva anche nel caso dell'ammissione di nuovi membri, l'unanimità protegge invece di impedire una decisione. Cioè impedisce una decisione, ma è protettiva nel senso di tutti gli stati membri. Beh, però ci possono fare degli altri ricatti su altre cose che ci interessano, volendo. Cioè poi è tutto un gioco di ricatti. Ti metto il veto a te, tu lo metti a me. Questo è il problema dell'unanimità. L'unanimità ha questo difetto, che se tu lo applichi nelle decisioni che invece si potrebbe prendere a maggioranza, se uno Stato che potrebbe essere messo in minoranza blocca
per avvalendosi del compromesso di Lussemburgo o di un consenso tacito di tutti che è meglio decidere tutti insieme, se tu blocchi uno Stato, lo Stato in un tuo interesse, l'altro Stato può rivendicare, può ricattarti in un'altra decisione. Per questo la maggioranza è la buona regola, perché non permette questi ricatti che possono essere seguiti da un tu mi hai bloccato lì, io ti blocco in un'altra decisione che corrisponde a un interesse tuo particolare. Ma facciamo la lista di tutte le cose, per esempio la corruzione che c'è dietro il mettere in mano al piccoletto il diritto di veto. Gli do un po' di soldi e metti il diritto di veto. Guarda, mettiamo in evidenza tutti i rischi che ci sono. Non puoi mettere un potere così gigantesco nelle mani di stati assolutamente piccoli, perché c'è una corruzione terribile. Sì, io direi che il problema non è grandi e piccoli, perché tu Vabbè, la costa di più se corruzione devi può corrompere la valere nei Germania. grandi, può valere nei riguardi dei grandi come può valere nei E vabbè, piccoli. vai a Malta, gli regali qualcosa e fanno quello che dici tu, dai. Sì, vabbè, insomma, sì, un po', mi sembra un po' Pensaci troppo. bene. Sì, lo so, però è un po' troppo, come si dice, semplicistico, scusami il termine. Però il rischio della corruzione è fortissimo. Sì, ma. Giulia, se vuoi Sì, solo intervenire. una cosa sul patto di stabilità, perché il patto di stabilità è frutto proprio di dell'incompletezza dell'unione monetaria, cioè del fatto che non puoi avere un'unione monetaria con politica fiscale economica a livello nazionale se non poni dei paletti agli stati, che se no la divergenza tra gli stati diventa eccessiva e la moneta crolla. Quindi lei chiedeva come fare appunto, per superare questo problema del patto di stabilità che dovrà essere riscritto. E qua torniamo al problema del completamento di Next Generation EU e della competenza fiscale, perché nel momento in cui c'è un nucleo di competenza fiscale dell'Unione si creano anche le condizioni per cui l'Unione abbia delle risorse che le consentano di intervenire anche per fini di stabilizzazione, per colmare gli squilibri tra stati e quindi in sostanza per sanare questa asimmetria che c'è tra politica monetaria e politica fiscale ed economica. E quindi, cioè, in un completamento di questo processo, il patto di stabilità non è più necessario. Cioè, perché non abbiamo più questo squilibrio. Poi, per quanto riguarda invece il problema della terminologia poco accessibile, cioè, è evidente che nei vari contesti in cui si parla si utilizzano dei registri diversi, no? Quindi non è che io se vado a raccogliere firme per strada cerco di spiegare puntualmente le modifiche istituzionali che andrebbero apportate all'Unione Europea, perché è chiaro che il messaggio deve essere più chiaro. Però è anche vero che i cittadini non sono ciechi, cioè alcuni messaggi che sono dei messaggi, se volete, anche tecnici, però sono perfettamente chiari ai cittadini, cioè se tu dici ai cittadini che il problema è che l'Unione Europea non ha le risorse e che quindi Cipro appunto può bloccare il fatto che il bilancio dell'Unione sia aumentato, chiunque per strada lo capisce il problema, no? Quindi non sono, è chiaro che poi quando si va nei dettagli istituzionali la questione si fa più complessa, però ci sono tantissimi esempi che possono essere fatti e sono perfettamente comprensibili. Sulla piattaforma sul futuro dell'Europa, per la conferenza sul futuro dell'Europa, ci siamo anche informati perché lì cioè è uno strumento di partecipazione dei cittadini, però ha certe sue regole, no? Quindi, per esempio, abbiamo saputo che gli eventi sono importanti, cioè pubblicare sulla piattaforma eventi come questo, quindi fare un resoconto dell'evento, annunciarlo e collegare delle idee a questo evento, è importante per far passare certi messaggi. Quindi, ed è chiaro che poi se negli eventi si parla appunto di questioni istituzionali andrà dato conto anche di queste proposte, ecco. Quindi
Quindi bisogna anche, cioè sul linguaggio da usare, le proposte da fare, bisogna anche tenere conto dei diversi contesti. Qua cioè non è un caso che il Movimento Federalista abbia pubblicato certe cose sulla piattaforma, perché abbiamo cercato di capire anche che cosa passava, no? Che cosa, che, qual erano le caratteristiche dell'algoritmo e che cosa era opportuno fare perché un certo messaggio avesse delle chance di passare. Ecco. Scusate, se non ci sono... Allora, io vorrei fare una domanda. Penso che sappiamo tutti che sia poco realistico pensare che nei prossimi mesi i Paesi membri decidano di abbandonare l'unanimità per passare alla maggioranza in campo fiscale e nella politica estera. Ma allora non sarebbe possibile, e qui sempre siamo sulla traccia di Spinelli, no? Il pragmatismo spinelliano, pensare a una transizione in cui si supera sì l'unanimità, ma con una maggioranza molto qualificata, cioè molto elevata, nel senso che adesso le maggioranze richieste sono 55% dei paesi e 65% che rappresentino almeno il 65% della popolazione. Pensare a maggioranze molto più elevate soltanto per queste due materie, cioè materia fiscale e politica estera e di difesa, tipo tre quarti dei paesi membri che rappresentano i 4/5 della popolazione. Chiaramente non è, cioè l'unanimità sarebbe superata, però con una maggioranza molto elevata da raggiungere. Non sarebbe un meccanismo di transizione proponibile, una cosa del genere, limitatamente a queste due materie, cioè rimarrebbe la vecchia maggioranza 55-75 per le altre materie, chiaramente. È una domanda che faccio a tutti e due. Interessante. Sì, se mi ricordo bene, è una proposta fatta alla Convenzione Europea di introdurre una maggioranza super qualificata per certe decisioni considerate più sensibili. All'epoca fu rigettata. Nulla ci impedisce di riproporla nella riforma dei trattati, in cui si decide quali sono le decisioni da prendere all'unanimità, quali sono quelle in cui la maggioranza è sufficiente e quali sono quelle intermedie, perché sono decisioni considerate maggiormente sensibili, in cui occorre una maggioranza super qualificata, che può essere appunto quella che è stata, che Alcide ha menzionato. È stata una proposta fatta alla Convenzione Europea, ma è stata rigettata. Tenendo conto di più della popolazione che dei numeri degli stati, se mi posso permettere, comunque sì. Sì, cioè oggi c'è la doppia maggioranza, il 55% degli stati che rappresentano il 75% della popolazione, però pensare a maggioranze molto più elevate, ma che comunque non siano l'unanimità, per queste due materie, fisco e politica estera, penso che potrebbe essere un compromesso accettabile per moltissimi paesi, voglio dire. Intanto supereremo l'unanimità, che è la cosa fondamentale. Certo. Però sulla fiscalità devi modificare proprio il meccanismo, perché la fiscalità prevede che non solo il Consiglio decida all'unanimità, ma poi sia ratificata la decisione da tutti gli Stati membri. Quindi lì devi proprio modificare questo meccanismo, se no anche se decidi a una maggioranza super qualificata e poi tutti gli stati devono ratificarla, si andrà a capo. Nel punto di prima. Ho capito. Giusto, anche questo. È una specie di comma 22, no? Di vicolo cieco, che è difficile spezzare. Simone, non so se hai seguito. Parlavo di trappola prima. Beh, anche su questo bisogna insistere, insomma, che anche lì non può esserci l'unanimità di tutti i parlamenti. Bisogna denunciare queste cose, perché fai tutta questa procedura, è per quello che poi chiedono il 20%, no, vabbè, le risorse degli stati, perché devono fare tutte queste procedure. E pensa che ci vuole, fai prima il voto a maggioranza, poi ogni stato, basta uno e fa saltare tutto. È la miseria. Denunciamo anche questo. Ma poi scusate, anche nei vostri articoli c'è questa cosa qui, cioè c'è un problema più generale, no? Cioè nel senso che l'architettura istituzionale dell'Unione Europea è frutto di tanti decenni di storie e così via.
ma la gente non la capisce, è troppo complicata. Cioè, noi siamo un po' addetti ai lavori in qualche misura, ma la gente si confonde. Quello che adesso si chiama consiglio era il Consiglio dei Ministri, che ha comunque una certa composizione da non confondere con il Consiglio Europeo. Il potere legislativo è diviso tra tre organi diversi. Cioè, pensare a una semplificazione istituzionale in cui c'è un organo legislativo, il Parlamento, come nei paesi, no? Come dicevo, un organo esecutivo e poi un organo giudiziario, un Parlamento bicamerale, perché stiamo parlando di una federazione. Cioè, ma il problema della semplificazione mi sembra che nessuno se lo ponga, però è anche un modo importante per avvicinare i cittadini all'Unione Europea, no? No, non ti vedo. Sì. Tra l'altro, perché non rilanciamo il progetto Cudenove Calerghi del 51, che era quello che veniva incontro a tutte queste cose? Non so se il progetto regolava tutto, ma ti posso assicurare, Alcide e gli altri partecipanti, che il Giuliano Amato alla prima riunione della Convenzione Europea nel 2002 disse la famosa frase: Montesquieu non ha mai visitato Bruxelles, cosa che voleva dire che la separazione dei poteri non è applicata in seno all'Unione Europea. Non ci sono tre poteri, uno indipendente dall'altro. C'è una confusione dei ruoli in cui la Commissione esercita tutte e tre, il Consiglio ne esercita due su tre, quindi tutto questo è in deroga ai principi di Montesquieu. L'aveva detto, l'ha detto, ne hanno discusso per un anno e mezzo e il risultato è quello che abbiamo, che sappiamo. Quindi non è che queste proposte non sono state fatte, non sono state accettate. Non sono passate. Giulia? No, non ho nient'altro da aggiungere. Ah. Poi c'è anche la questione, sembra che il Parlamento europeo non ha potere di iniziativa legislativa. Sì, questo è un grave... È un grave deficit democratico. Però non è il problema, secondo me. Cioè, ci sono tre problemi del Parlamento europeo. Uno, che non interviene in nelle materie cruciali, appunto fiscalità e politica estera. Due, che non esprime un governo. E il terzo è che non ha iniziativa legislativa. Ecco, dei tre, il terzo mi sembra è importante, ma è il meno decisivo, nel senso che a trattati invariati, se si introducesse solo questo, non cambierebbe la sostanza delle cose, ecco. Però mentre le altre due sì. È troppo squilibrato nella rappresentanza. Come fai a mettere in mano una maggioranza che poi il tedesco della Alternative für Deutschland dice: ma quella non è la maggioranza del popolo europeo, scusa, bisogna dirle queste cose. Sì. Oltretutto, ripeto, raccoglierebbero la maggioranza dei consensi, perché andrebbe tutto a vantaggio degli stati più grandi e renderebbe più proporzionale la rappresentanza. Mi permetto di dissentire, ma Francesco lo sa, abbiamo discusso varie volte del problema della maggioranza. Finché non esiste un popolo europeo che ha vincoli di solidarietà, in cui lo svedese difende il portoghese e viceversa, non possiamo introdurre la maggioranza assoluta delle popolazioni. Ci vuole la maggioranza delle popolazioni e degli stati. C'è il bicameralismo, difatti. Ci vuole il sistema. Se non l'hanno fatto negli Stati Uniti, non so perché no, lo potremmo fare noi. Noi abbiamo degli stati che hanno centinaia di anni. Come fai a ridurli a minoranza perché sono una frazione infinitesimale, quando invece negli Stati Uniti, come diceva Alcide, nel Senato ogni senatore ha due, ogni stato ha due voti. Ci vuole una Camera che vota a maggioranza, esatto, che è composta in modo proporzionale, e c'è una Camera che vota con una rappresentanza paritaria o quasi paritaria. Anche nel Bundestag, lo conosci il Bundestag? Nel Bundestag i Länder più piccoli non votano con i loro voti, votano con qualche voto in meno dei Länder più grandi. Non c'è proporzionalità nel Bundesrat.
Quindi io applico il Bundesrat nell'Unione Europea. Non posso applicare un criterio che non esiste neanche nel Bundesrat. Nel Bundestag c'è il Bundestag è alla maggioranza proporzionale. Io parlo del Bundesrat. Il Consiglio deve diventare un Senato. E questo esatto, nel Senato ci vuole una rappresentanza paritaria o quasi paritaria. Beh, un momento, ti devi guardare la cosa svizzera, perché i cantoni Balotte, ce n'hanno uno. Non passa la Svizzera. Ma no, no, in Europa c'è una differenza enorme fra la Germania con 80 milioni di persone e 400.000 persone. Francesco, la Germania applica un sistema, la Germania lo applica. Allora, questo presidente Cude 9 Calergi dice. Ma che Cude 9 Calergi? Nel Senato non c'erano due tedeschi e due maltesi, ma c'era un maggior numero di senatori per i paesi che avessero al loro interno una degli stati di fissato questa cosa. No, scusate, scusate una cosa. Mozione d'ordine. Mozione d'ordine, visto? Se volevo dire una cosa soltanto su quello che stavi dicendo, Francesco, cioè. In tutti gli stati federali ci sono due camere, sappiamo, uno rappresenta il popolo e l'altro gli stati, però in Brasile, per esempio, oltre che in Germania col Bundesrat, ci sono rappresentanze diverse secondo la popolazione degli stati, quindi quelli più piccoli non vengono cancellati evidentemente, hanno la propria rappresentanza, ma si tiene conto le dimensioni. Quindi, nel, per Senato esempio, nel Senato o nella Camera? Scusa, non ho capito. Allora, in Brasile sono due camere come in ogni stato federale. Quindi abbiamo la Camera che rappresenta il popolo e l'altra che rappresenta gli stati, come succede in Germania, come succede in tutti gli altri stati federali. E gli Stati Uniti sono soltanto un caso di rappresentanza paritaria per ogni tipo di stato, ma in altri stati federali, come il Brasile, ci sono diversi rappresentanti per gli stati che tengono conto però delle dimensioni della popolazione. Nel Senato o nel Parlamento? Parlo del Senato, la seconda Camera. È quello che sto dicendo io, è la proposta di Cude 9 Calergi, è sempre io, questa. La proposta di Cude 9 non me la ricordo, però sicuramente ci sono stati federali che hanno un diverso assetto della seconda Camera. È il progetto di Cude 9 Calergi. Cioè, la realtà è che molti stati tengono conto nella seconda Camera del peso dei singoli stati. Ma tra l'altro, se leggete un articolo del qui presente, dice che l'Europa è anche c'ha questo problema, che alcuni stati all'interno hanno degli altri stati, c'ha la Baviera, c'ha il Brandeburgo, quello che volete, che erano degli stati sovrani precedenti. Poi altri, come la Jugoslavia, che era uno Stato, sono diventati sette diritti di veto. L'Europa va anche guardata nella sua specificità e proprio per quello bisogna venire incontro a questi problemi, perché è quello che ha la maggiore disparità fra lo Stato piccolo e lo Stato grande. E per di più dei processi storici per cui le Fiandre sono rimaste le stesse. Il Regno di Sicilia invece ha aderito all'Italia e poi la Cecoslovacchia si è divisa in due e la Jugoslavia da uno sono diventati sette. Bisogna rispondere a questi fatti. Vabbè, io tenevo conto degli stati federali di oggi. No, ma la proposta di Cude 9 viene incontro a queste esigenze. Giulia, se vuoi aggiungere qualcosa per pacificare un po' la discussione... No, non ho niente da aggiungere, ma non mi sembra una... cioè, su certi punti dite un po' la stessa cosa, nel senso che se la Camera bassa deve rappresentare i cittadini su un piede di parità, allora ci vuole una Camera alta che rappresenta gli stati su un piede di parità tra loro. O un po' relativa, come appunto c'è in Svizzera stessa, oppure anche in altri paesi, che quando ci sono disparità eccessive... Dovute oltretutto a processi storici che vanno tenuti in considerazione. Il Granducato di Lussemburgo è rimasto tale dal Medioevo, è arrivato fino a diventare Stato nazionale sovrano all'interno dell'Unione Europea. Ma invece il Granducato di Toscana sta dentro il Regno d'Italia, oggi Repubblica. Insomma. Scusa Paolo, però proprio per quello che dicevi tu, stiamo parlando di paesi, stati europei che hanno secoli o millenni di storia. Non mi sembra proponibile il modello statunitense, cioè Senato con uguale rappresentanza per tutti gli stati. Bisogna tener conto del diverso peso, anche nella seconda Camera, che rappresenta gli stati, non i popoli, però
tener conto del peso della Germania e peso di Malta, insomma. Ma per questo sto parlando del Bundesrat. Se la Germania, che è la popolazione più importante, applica un sistema ponderato, perché non applicare il Bundesrat? Perché non ti opponi? Ma io quello sto dicendo. Ma perché il Bundesrat ha prima su Kudelok-Kalergi? Che c'entra Kudelok-Kalergi? C'è il Bundesrat che è in funzione. Era stato fatto per l'Europa il progetto. E c'entra Kudelok-Kalergi? Che male c'è? Ma che c'è? C'è il Bundesrat! Ma perché? È in vigore! Ma che è il modello mondiale? È in vigore per la Germania! Vabbè, il tuo missionario sarà. Non ho capito perché lo può applicare il Bundesrat. Time out. Non lo capisco. Time out. Ah, io se volete posso fare una proposta. Stai dicendo la stessa cosa in modo diverso. Si tratta di studiarseli uno per uno e vedere il più conveniente. Basta, tutto qua. Simone. Allora, se posso, faccio una proposta, visto che Francesco ha parlato di un suo articolo in merito, può ovviamente farcelo avere e lo faremo girare agli iscritti. Se Paolo volesse poi scrivere anche lui in merito un suo punto di vista, sarebbe, diciamo, più utile e potreste, diciamo, in qualche modo argomentarlo anche meglio, in modo più diffuso, all'attenzione degli iscritti di sezione e di tutti poi gli interessati a cui vorrete farlo arrivare, di modo che magari, ecco, si può riportare comunque una discussione più nel merito. E no, niente, quindi io non so, penso che comunque, diciamo, adesso siamo quasi al limite delle due ore, quindi tempo. Se non ci sono altri contributi, potremmo anche ringraziare tutti i relatori, ovviamente, tutti gli intervenuti per i contributi e le considerazioni che ci hanno offerto. Ricordare l'importanza della piattaforma come, diciamo, luogo di proposta poi effettiva. Delle istanze che possiamo fare per, diciamo, concretamente partecipare al dibattito e incidere con proposte concrete come quelle che sono state già caricate dal Movimento Federalista e che, diciamo, richiamano i tre principali punti che sono stati argomento anche del webinar di oggi, ovvero il tema dell'abolizione del diritto di veto declinato come argomentato in particolar modo da Giulia, il tema della fiscalità autonoma dell'Unione Europea e il tema della riforma dei trattati. Queste argomentazioni poi sono anche specificate e approfondite anche da link che fanno riferimento ai quaderni federalisti, e immagino che anche poi il quaderno federalista di Paolo Ponzano sarà in qualche modo linkato, collegato alle proposte presenti. Quindi l'invito comunque che posso fare, che come abbiamo fatto in passato, è di sottoscrivere, sostenere queste proposte e in qualche modo diffonderne la consapevolezza anche a un pubblico più ampio rispetto a quello meramente di federalisti organizzati, di modo che queste possano acquisire maggiore visibilità e possano acquisire anche maggiore attenzione rispetto poi alla plenaria e agli organi istituzionali della conferenza. Cercheremo anche di trovare la formula migliore per in qualche modo riassumere questi contributi dati dai relatori e dai partecipanti nel corso del webinar e in qualche modo trasferirli affinché poi possano contribuire a valorizzare le proposte che facciamo come federalisti nell'ambito della piattaforma. Adesso studieremo, diciamo, le formule più utili assieme al CIDE, assieme agli altri della segreteria della sezione. Se Alcide vuole salutare, lascio la parola. Io penso per che quanto mi riguarda ringrazio, insomma. Sì, penso che sia possibile, no, Simone, anche dopo la fine di questo,
aggiungere qualche contributo, no? Penso. Assolutamente, sì. Ecco. Il riferimento è alla mail della sezione di Roma, che appunto anche qui in rapidamente in chat, ma ovviamente potete fare riferimento sia a me che ad Alcide per eventuali poi cose, sì. Volontà di manifestazione di contributi. Allora io ringrazio Giulia Rossolillo per la sua disponibilità, Paolo Ponzano per i suoi interventi naturalmente, e a tutti i partecipanti, e niente, ci aggiorneremo alla prossima occasione. Quindi, assolutamente. Ciao a tutti e grazie. Un saluto particolare grazie. A Paolo, perché tanto diciamo la stessa cosa. Ma io penso di sì, cioè la stessa cosa in modo diverso. Sono 10 volte che ne discutiamo, scusate per la mia reazione. Ma è perché la decima volta che stiamo parlando le stesse cose in modo diverso, mettetele per iscritto così tutti potranno coglierle. Vedo Franco Carlo un po' sconvolto, ma spero che sia no. Grazie a tutti, ciao Giulia, ciao Paolo.